Ok, ora passiamo ai professori. Passiamo a Ivano Spano, professore dell'Università di Padova. Si è laureato in sociologia all'Università di Trento e adesso insegna all'Università di Padova al Dipartimento di Psicologia. Lo abbiamo Ivano Spano. Ah, eccolo qua con noi. Grazie professore. Ma intanto un saluto a tutti voi. È veramente questa sera, ma anche sì, chiedo scusa. Beh, questa sera per me è un'occasione di grande emozione. Io forse sono uno dei pochi che ancora ricorda delle cose importanti dell'università, quando uno dei temi fondamentali era quello che si voleva relazionare tra l'università e, diciamo, i lavoratori. Così è nata l'Università di Trento, che è stata una delle università più importanti a cui io ho fatto riferimento per parecchi anni. Anche oggi questo è un problema estremamente, direi, attuale. Quello che sta succedendo nel nostro paese è qualcosa di veramente che fa male al cuore solo pensarci. Allora io ho preparato per voi un documento di livello nazionale, perché è importante che non solo noi che siamo attivi, siamo presenti, eccetera, si rendano conto della situazione reale. Questa situazione ha un inizio, non so se vi ricordate, ma una certa, che oggi sta in Parlamento, ma lo era anche prima, Lorenzin, andò nel 2014 in America e accettò che l'Italia fosse il territorio per la sperimentazione a livello internazionale. Ecco, quello che sta succedendo adesso è questo, qualcosa che noi dobbiamo veramente combattere fino alla, stavo per dire alla morte, ovvero fino alla possibilità di mandar via questi signori. Questi signori non hanno alcun diritto di fare di ognuno di noi il palcoscenico delle loro capacità di governare all'interno di una situazione che non hanno mai avuto da noi nessuna possibilità di farlo. Questa gente va eliminata dal nostro territorio e su questo dobbiamo lavorare. Darò agli amici poi questo documento che spero possa girare, perché sta facendo anche questo scalpore a livello nazionale. Qualche duro ci rimetterà le pene, ma ormai siamo abituati anche a questo. Vi ringrazio ancora con affetto e con la possibilità. Bravo! E stavo finendo per dire che già con gli amici di Padova abbiamo iniziato anche un lavoro proprio di documentazione e di ricerca, e su questo io sono sempre disponibile e quindi auguro a tutti la possibilità anche di essere dei nostri anche per questa vicenda, cioè a preparare una università che valga la pena di essere vissuta. Grazie.